Inaugurato questo oggi il reparto di oncoematologia pediatrica al Santissima Annunziata di Taranto, dedicato alla giornalista delle Iene, la scomparsa Nadia Toffa. Voleva dar voce alle persone che non avevano voce, ha fatto di tutto, e quando Ignazio nel tamburo e ha fatto vedere quella maglietta, lei si è indossata subito e miracolosamente è riuscita a raccogliere un sacco di soldi ed è riuscita a far aprire il reparto, che permetteva ai bambini di non correre a Bari, non correre a Roma, per potersi curare. Oggi questo reparto verrà intitolato a lei, per merito di Alessandra Marotta, che ha raccolto quasi 100.000 firme, e per merito del presidente Emiliano, che ha permesso che questo reparto venga intitolato alla mia Nadia. E io ne sono felice, perché è come averla sempre con me. Ma ha lasciato scritto tutte queste cose, lei sapeva che sarebbero successe, non è riuscita a farle lei, ha lasciato scritto a me, mi ha passato il testimone, faccio di tutto per fare quello che lei mi ha detto di fare, sperando di fare al meglio. Nadia è stata fondamentale per fare in modo che la vicenda di Taranto fosse conosciuta nel resto d'Italia. Bisogna seguire il suo esempio, lo dico a tutti i suoi colleghi, a voi che siete giornalisti, bisogna continuare a parlare di Taranto raccontando la verità, raccontando quello che sta accadendo, che non basta solo fare reparti di oncoematologia pediatrica, ci mancherebbe che la risposta alle malattie fosse solo l'ospedale, bisogna chiudere le fonti inquinanti, bisogna farlo. Con Nadia noi andammo a vedere le polveri sulle terrazze del quartiere Tamburi ed è lì che siamo diventati amici, abbiamo cominciato a fidarci l'uno dell'altra. E quindi questo filo rosso che lei ha steso, io non vedo l'ora di parlare con Margherita anche di quello che dobbiamo fare, perché c'era un programma di azione da parte di Nadia che riguardava molte cose che avevano a che fare con Taranto e io mi sono impegnato a realizzare questi progetti che Nadia non ha avuto il tempo sulla terra di realizzare. Nadia è sempre stata umile, è stata sempre la ragazza della porta accanto, quando avevo problemi qualcosa chiamava e lei non preoccuparti. E quando diceva Nadia la gente ti ringrazia, e qualcuno che magari non vuole fare polemiche è stato un po' al di là della situazione, Nadia mi diceva sempre Ignazio stai attento che voi siete stati bravi, tutti gli italiani, i tarantini, e il messaggio che ha lasciato è questo. Certo che è così, cioè io non mi voglio prendere i meriti di niente, è andata così nel senso che casualmente e tu molto carinamente mi hai regalato la maglietta e sappiamo benissimo com'è andata, ma il merito è vostro, il merito è delle persone che hanno comprato la maglietta e che vi hanno sostenuto, quindi questo faccio, dico, reso conto della raccolta, ringraziando le persone che ci guardano perché sono loro che comprando la maglietta hanno sostenuto tutta la campagna e hanno reso possibile far arrivare due pediatre e creare il reparto. Quindi questo è, vedrai che insomma girerà, che tu fanno girare, non so se lo pubblichiamo tra una mezz'ora, una cosa così, comunque controlla sul Facebook delle Iene. Un bacione grande. Grazie a tutti, tutti coloro che hanno fatto girare la maglietta nel mondo. Sono emozionatissimo anch'io, non è che qui sono veramente molto, avete già detto tutto e quindi sono molto contento di quelle vostre parole che avete esaltato mia figlia, che veramente era proprio come l'avete descritta voi, insomma, una ragazza splendida in tutti i sensi, capace di fare ogni genere di robe insomma, che le competevano, da cominciando da, diciamo, di essere per gli altri, di essere costantemente a favore dei più deboli e così via, insomma, ecco, quindi vi ringrazio moltissimo, siete stati molto, molto umani nel senso di avermi voluto bene tutti qui. Diciamo che Nadia ha riunito il sud col nord, proprio nel vero senso della parola. Cioè, noi siamo orgogliosi di queste cose qui che ha fatto. Sono emozionatissima, è dedicata a Nadia, sono felice, sono con voi che le volevate bene. Io sono felice di essere qui, sono abbracciata da voi. Mi sento un pochino più serena, perché il vostro calore è importante. E adesso andiamo a scoprire questa targa, a vedere questo reparto,
che lei tanto aveva voluto, e continueremo nella sua opera perché lei ci ha lasciato un testo. Grazie signora. Grazie, grazie a voi. Queste sono tutte le stanze dove ci sono i bambini in degenza, che sono praticamente ricoverati. Tutto il mio personale, e io se non ci fossero loro non avrei la mia coordinatrice, la mia ex coordinatrice, e tutti gli infermieri, i medici che lavorano con noi, le ausiliari, il personale di ma ci fa un attimo, ma non importa, lo faccio molto volentieri, grazie. 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 Grazie a voi. Grazie. Lui, signora, lui ha una borsa di studio anche lei, proprio con i soldi delle maniere. Loro sono due medici che hanno con i soldi delle maniere. Infermiere, Adriano. Grazie, lei è la dottoressa, ciò che vale il dottore. Lei è la dottoressa Brescia che si occupa del reparto di oncologia. Tutta la mia solidarietà. Infatti, e loro ci sono, e qua ci sono. Invece questo signore è il nuovo reparto. E qui comincia la parte che è un reparto bellissimo. Sì, sì. Tutta. Vai.